La ricevo? No, Charlie, io ricevo te. Fammi un rapporto. Va bene. I nostri medici hanno appena informato Nicholas Bauer e suo amico che Cielo ha una cisti e che l'unica soluzione è di operarla. Quindi, appena fatta l'operazione, niente bambino, come richiesto. Molto semplice. No, non è così semplice. Sicuramente vorranno sentire qualcun altro. Quindi dobbiamo assicurarci che anche quest'altro medico sappia cosa dire. Semplice comunque, Charlie. Stavolta serve un bel tocco da maestro. Devi essere molto convincente. Per esempio, Cielo potrebbe sentire di avere una cisti. Potresti provocarle dei sintomi. D'accordo. Ma che gente talentuosa che c'è a Escalada. Lei è di lì. Guardi che io ho tanti amici. Lei ha famiglia? Mia madre. Non mi dica, vive sola? Siete diventati propri amici con Juan Cruz. Chiama Giustina e spiegale bene come eseguire gli ordini che abbiamo appena ricevuto. Pronto? C'è un lavoro per te, Giustina. Ah, senti chi è tornata dal mondo dei morti. Stammi a sentire. Adesso ti mando una medicina che dovrai dare a Cielo per provocarle i sintomi. Ora non posso. Devi fare quello che ti dico. E da quando in qua mi dai degli ordini? E da quando in qua? O fai domande? Giustina, o fai quello che ti diciamo o torni in prigione. Ho detto che ora non posso. Non ci credo che Tiago ci abbia fatto questo, non no? Non so che gli è successo, è irriconoscibile. Irriconoscibile ce lo faccio diventare io quando gli metto le mani addosso. Hai una macchietta qui sulla giacca e una sulla maglietta, capito? Non ci credo, ci sfottono pure. Calmo. Ragazzi! Non roviniamo tutto, vi prego, siete stati stupendi. È vero, non vale la pena. E tu da dove sbuchi? Siete stati grandi, bravi. Davvero. È venuto il momento. Ci siamo! Il nome dice il nome dei vincitori. Andiamo. Incrociate le dita. Avanti. Forza, bravo. Sorridete. Su, forza. Luca non risponde. Che succede? Non ti preoccupa che i soldati si ribellino? È il portale, Franca. Me li addolcisce. Luca, Giustina e anche qualcun altro, mi sembra. A che punto sei, Tony? Salvador sta prendendo appuntamento con il dottore. Bene, ora ascolterai il nostro dottore. Tu prendi nota. Ok, grazie mille. Arrivederci. È confermato. Domani alle 3 hai appuntamento con l'amico di mio padre. Bene, così ti chiarirà ogni dubbio. Non ho dubbi. Io aspetto un bambino. Va bene, aspetti un bambino. E non trattarmi come se fossi pazza, Nicolas. Scusa, io non ti sto trattando come una... E che... Non so come parlarti, ti rendi conto? Non so come parlarti, va bene, me ne vado, aspetta, non parlo più. Nico, no, scusami. Nico. Non lo mi so, dispiace. Che devo fare? Ti ho parlo, chiesto non scusa, parlo. È colpa mia. Fare? Non ti preoccupare. Rimani se vuoi. Mi stai chiedendo di restare o... Non è per questo. I bambini hanno bisogno di te ed è l'unica cosa che conta adesso. Dobbiamo vincere per forza. È stato un colpo veramente basso. Basta, teniamoci le energie negative per dopo. Vedrete che vi siete classificati. Siete stati fantastici. No, basta. Buona fortuna, ragazzi. No, Tiago, si dice in bocca al lupo. Buona fortuna si dice ai perdenti. Appunto, Nacho. Buona fortuna. Ah, buona questa, sì. Ci siamo. Attenzione, ragazzi, per favore. State zitti. Finalmente abbiamo i due finalisti del concorso. Un bel applauso. Brava Giustina, hai sentito? Molto bene. Ce la facciamo. Sono dai. Stati scelti per l'originalità della proposta, per il talento artistico voi. Per il carisma. Il gruppo ad andare in finale è il Rockland High School. Ma che stai dicendo? Ma assurdo, ma ti rendi conto? Sì. Non possono vincere loro. Andate a casa. Siamo stati grandi. Sono complici. Ne vado io, vado a casa. No. Ma no, sì? No, tu resti, sei un fratello, un amico e lei è mia. Possiamo convivere tutti e tre, io penso che dovremmo.
Va bene, non sono stato il massimo, ho sbagliato. È che stavo male. È tutta questa situazione che mi fa stare male. È pieno di microfoni. Ci sono le telecamere, capito? Sorridete, sorridete. Va tutto bene. Non vi ho mai mollato né abbandonato. Sto facendo belle indagini e ho un piano. Quale piano? Non possiamo parlare qui, è troppo complicato e... andrà tutto bene, vedete. Facciamo sparire i microfoni. Non si può fare, dammi retta, facciamogli credere che ci stanno ascoltando, capito? Facciamoli diventare pazzi, fate finta di niente, ok? Ok, andrà tutto bene, fidatevi. Ah, cos'è una riconciliazione? No, tutto bene? No. Il secondo gruppo finalista era ora. Ma è tutto state truccato. Buoni. Attenzione. Per il loro spirito trasgressivo, per il loro talento, per l'improvvisazione, per averci regalato una coloratissima e appassionante performance che ci ha lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta. Per tutto questo facciamo un bel applauso ai San Sebastian. Sì! Siamo i migliori! Ah, avete perso! Grazie. Figlio mio, perdonami se non ti parlo di persona, ma non ce la faccio a guardarti negli occhi. Non ce la faccio perché so che mi odierai. Se ho mentito, è stato per paura, per evitare che soffrissi e per altre mille ragioni che ora mi sembrano così sbagliate. Non avevo nessun diritto di nasconderti la tua identità. Tuo padre non è Bartolomeo. Tuo padre era il suo fratellastro. Bartolomeo lo ha ucciso quando ha scoperto che aspettava un figlio da lui. Malvina, è vero? Non lo so. Non ho idea, io non lo so. Ma come non lo sai? Scusa, non sapevi di avere un fratellastro? Perché non me lo ricordo, ero piccola. Non capivo niente, stavo nel mio piccolo mondo. L'unica cosa che mi ricordo è che avevo il mio fratellino, il mio Bart. E... prendi il sole, ti devi abbronzare per andare alla punta. Io ti conosco. Però mio fratello dice che non devo parlare con te, che sei uno sconosciuto. Ma io non sono uno sconosciuto. Sono tuo fratello, Malvina. Che c'è, Malvina? Ti ricordi qualcosa? Sì, mi è venuta come un'immagine di un ragazzo che arrivava e mi diceva che era mio fratello. Pensaci, com'era? Fai uno sforzo, cerca di ricordare com'era. Era moro e aveva gli occhi chiari e, non so, alto, gentile, sembrava gentile, dolce, più o meno era. Ma Vina, non ti ricordi come si chiamava? Tu non sei mio fratello è Bart. Io sono un altro fratello. Come ti chiami? Juan Cruz. Sì. Juan Cruz. Si chiamava Juan Cruz. Aspetta. Tu paghi la scommessa adesso. Svegli. Sì, va bene, tieni, te li do subito. Lo vuoi sapere che cosa aveva detto questo qua? Che tu ci avresti tradito. No. Uno, quando uno. Mai? No, due. Ma ancora tre. Ora ci siamo, molto bene. Scusa, che ti vedevo intenerito, lo so che è un debole per qualcuno del pubblico e credevo ti fossi dimenticato dei tuoi amici in platea. Tutto qui, i miei sospetti erano fondati o sbaglio? Vediamo, vuoi tutta la verità, Nacho? La fine dei team. Questo sì, è interessante. Alla sconfitta dei Teenagers. Alla sconfitta dei Teenagers. Uno, due, sconfitta tre, dei via team.
su, inciampare non significa cadere. Alla fine ci si rialza sempre. E poi chi dorme non piglia pesci. Vabbè, voi un po' avete dormito, ma questo è solo un piccolo dettaglio. Però, visto che avete perso, ho qui dei regalini per tutti. Forza, ci sono libri e cd. Grazie. Ce n'è per tutti, ecco. Uno anche per te, Simon. Che carina, grazie. Di niente. Grazie, Fede. Sono loro. Giuro che stavolta gliela faccio pagare, no, davvero! No, Mark, fammi no. passare! La violenza genera violenza! No, Feli, hanno anche il coraggio di venire a festeggiare sotto al nostro naso! Fermi, sì, adesso fermi, basta, ragazzi, questa troppa. Tra il dire basta. E il fare c'è di mezzo un grandissimo mare! Imparate a guardare il bicchiere mezzo pieno, sì? Siete stati in assoluto i migliori! E manca meno di un anno al prossimo concorso! Contenti? Forza! Congratulazioni! Non avete vinto? No, per niente, ci hanno ridicolizzato. Andiamo. Incredibile. Ecco, uno anche per te, va bene? Andiamo, per favore, leggete, leggete e ascoltate. Anche i vestiti, tutto per farvi felici. Giustina, Giustina. Il tuo capo. Ah, pronto, capo Bauer? Charlie, sono subito da te. Mar, aspetta, vieni qui, calmati. Io sto calma, non vedi? Aprite la porta! Aprite la porta! Cosa fai, Tiago? No, tu, che fai? Guarda che il tuo amichetto si ingelosisce. Se volevi un bacio, mi dispiace, ma hai perdenti, niente baci. Non te la prendere. A volte si vince e a volte si perde. Siete proprio uguali voi due. Lo riempio di no, pugni. Basta, basta, basta. Perché litigate? Che è successo? Questi idioti hanno vinto perché hanno barato e ora festeggiano qua dentro. Li sbatti fuori. No. Hai visto? No. Te l'avevo detto che sia lo... Come no? Sia... Non li sbatto fuori, Mar. Anche Tiago e Teti vivono nell'istituto e se vogliono stare qui con i loro amici possono farlo. E se hai un problema ne parliamo. D'accordo? Sì, calmati, dai. Non mi calmo per niente. Come ha potuto, Kendra? Spiegamelo, come ha potuto Malvina. Farlo? Ora mi ricordo tutto, ora mi ricordo. C'è un problema di amnesia in questa Malvina, casa. Calmati, Malvina, calmati, tu hai ragione, fratello, hai ragione, fratello, questa è una cosa io... da pazzi. Avevo Malvina, un fratello. Sta tranquilla, Malvina, ora la chiamo, adesso la chiamo. Non ci posso credere, mio padre aveva un altro figlio, è la stessa cosa che è capitata a te con Marcos. Sì. E guarda caso sono finiti nello stesso modo. Guarda caso, una coincidenza, proprio una coincidenza. Questa è una strana coincidenza. Juan Cruz, si chiamava Juan Cruz, che coincidenza. Sì. Come hai potuto fare questo a Tiago? Vedo che avete letto tutti la lettera tranne Tiago. No, no, è orribile quello che hai fatto. Tu vuoi alleggerirti la coscienza? Gli dai una lettera? Senza neanche dirgli la verità. Era il massimo che potessi fare, Nick. È troppo poco, non basta. Se hai il coraggio, vieni e di a Tiago la verità in faccia. In faccia! Non l'abbandonare un'altra volta. C'è altro? Un po' di dignità, se ce l'hai. Vieni qui. Qui e dimostraselo. E poi voglio sapere di suo padre. No, non piangere, non piangere, parla, parla! Kendra, Kendra, sono Malvina, avevo dimenticato tutto, ma ora ricordo. E ricordo che si chiama Juan Cruz, tu che sai, che sai? È successo... Quando mi sono separata da Bartolomeo. Ti giuro che non sapevo che fossero fratelli. Avevano praticamente la stessa età e lui era di Escalada. E... Era il figlio di una cameriera. E quando Bartolomeo realizzò che il figlio che aspettavo era suo, allora lo fece sparire. E mi obbligò a mentire. Mi dispiace. Ma è Escalada? Va bene, ma è Escalada dove? Mi ricordo solo che stava in una casetta vicino alla chiesa. Pensa a tuo figlio, o le bugie lo distruggeranno, te lo dico per esperienza. Cielo, tu non capisci, li giustifichi. E poi la faccenda è tra noi sì, e Tiago. Sì, non metterti in mezzo, Cielo. Noi siamo grandi, possiamo cavarcela da soli. Sì, magari un bel pugno in faccia a Tiago non gli farebbe male, no? Mio padre lo diceva sempre. Un bel pugno al momento giusto è meglio di una cura, no? Volete un sandwich? Vi va? Ragazzi, magari
Tiago stavolta ha sbagliato. In fondo non è un cattivo ragazzo. No, non è un cattivo ragazzo, è un grande amico. Sì, è un grande amico. Sì. Proprio così.